Ciao Salvatore. Ciao Antonietta. Allora, stasera una domanda per te. Noi possiamo cambiare il nostro programma di vita? Se la risposta è affermativa, perché sì? Se è negativa, perché no? Noi possiamo cambiare il nostro programma di vita e nello stesso tempo non lo possiamo mai cambiare. Sembra un paradosso, ma è così. È lo stesso discorso della reincarnazione. Per alcuni esiste, per altri è una bufala, non esiste. E hanno ragione tutte e due. Dipende i punti di vista, dipende la condizione dell'essere umano. Vedi, se l'essere umano avesse assolto al compito che Dio gli ha donato, quello di creatura, avrebbe potuto fare questa ed altra cosa. Perché essendo in connessione con la sua psiche, che ha sette sensi potentissimi, che è connessi con i sette chakra, oltre ai cinque sensi fisici, che sono 12, potrebbe fare dei miracoli come lo fanno i santi, come lo faceva Gesù e Seno, come lo facevano gli esseni. Potevano cambiare e modificare il loro corpo perché conoscevano, sapevano. Ma i lappani, le menti lineari non possono farlo. Non lo potrebbero mai fare. Hanno perso tutto. Si sono staccati dalla psiche. Non che si sono staccati volontariamente. L'hanno uccisa. E ripeto sempre quella parola del Nazareno, del Giudeo, di cui la Samaritana disse: da 1.000 anni e più i tipi come te non passano di qua, non parlano con noi, ed il primo sei tu. Ma perché tu lo fai? A una Samaritana e Giudeo un po' d'acqua non chiesero mai, il primo fu Gesù a chiederlo. Ha rotto l'incantesimo, ha rotto la catena malefica di due tribù che si odiavano. Beh, noi, non avendo più connessione col coso, perché l'abbiamo uccisa, in che modo? Perché abbiamo mangiato tutto cotto. Il cibo crudo che ci aveva dato la divinità come nutrimento, come la natura crea, scioglie o conserva, noi l'abbiamo alterata. E quindi ci siamo ammalati dentro col fuoco degli alimenti che attraverso il metano cominciarono a bruciare e hanno alterato la nostra struttura psicofisica. Hanno ucciso la nostra psiche perché non viene più alimentata. Perché il nostro corpo e la nostra psiche viene alimentata con i cibi vivi, con i cibi sali, dove c'è l'aura vivente. Il fuoco distrugge l'aura vivente, cioè distrugge le vitamine, proteine, sali, minerali, gli oligoelementi. E quindi non mangiamo più alimenti naturali, ma mangiamo merda. A questo punto qualsiasi cosa dentro di noi è morta, non siamo più capaci di niente. Negli animali ancora è viva. Quindi noi non possiamo cambiare il nostro programma se non riprendiamo la natura e la terra, Gea, e la divinità in se stesso che ha creato la terra e ci ha donato. Allora a certi livelli possiamo modificare noi stessi perché
ci connettiamo di nuovo e resuscitiamo di nuovo dentro di noi il nostro corpo psichico. Allora i chakra, i sette, con i sette psichici si uniscono e cominciamo noi a vivere mente sana in corpo sano. Tutto quello che la mente propone, il corpo dispone. Il corpo non può proporre niente, perché siamo lappani, nati lappani. Cioè noi abbiamo i sensi fisici per evitare che moriamo dalle cose più semplici della natura, per esempio, cioè annegare, bruciarsi col fuoco, e morire toccando la corrente o con tante altre cose. I nostri sensi servono per poter capire, per poter percepire, e il nostro cervello sempre per tradurre le informazioni, l'energia che gli viene dato anche attraverso la parola. Tu mi comprendi perché io ti mando frequenze, il timpano trasmette queste frequenze al cervello, il cervello le decodifica e te le rimanda di nuovo alla zona delle corde vocali, tu capisci e mi risponde. Altrimenti non potresti, se il timbano non, attraverso quello che chiamano, non lo chiamano muco, ma lo chiamano cerume. C'è il muco, sta niente. Basta bere fieno greco e il muco si scioglie. E la gente comincia a sentire, invece ci mettono l'amaico. Certo, perché le multinazionali che ti creano quella cosa ti impediscono di poter, ti vendono l'amaico per tutta la vita. Devi portare il loro strumento, gli occhiali, l'amaico. Ti devono fare il buco qua per farti parlare attraverso la trachea, perché altrimenti non parli. Insomma, c'è una resa del robot. E noi battiamo le mani, vedi la scienza cosa fa? La scienza ci aiuta a fare che? A diventare robot di materia inorganica? Questo ci aiuta a fare. Scusa, io li faccio queste guarigioni. E non sono nessuno. Non mi prendo nessun nome altisonante. Sono Turiddu, il portalettere di quarta categoria. Leggo Tex Willer. Sono troglodita, sono analfabeta e ignorante. Dio benedetto, come devo ripetere? Se io guarisco tutte queste cose, vuol dire che non esistono. E che vi prendono per il culo fin dalla nascita. E che pediatri vi rovinano i figli. E voi, lappane, stronze di mangia, li rovinate pure mentre l'avete dentro il liquido amniotico. Per le sporcizie che gli mettete. E poi per le sporcizie, se gli date il vostro latte, è meglio dargli il latte vaccino, perché almeno la mucca ha il latte buono. Ma c'è un danno, che il calcio è il 90%, mentre il latte della madre il calcio è il 3%. Quindi si altera sempre la natura. E voi gli date il vaccino, latte vaccino, perché la donna non vuole farsi succhiare dal bambino la tetta, perché altrimenti poi non, la madre non gliela può succhiare. Capisci? Qual è il discorso che non vogliono dare il latte ai bambini? Principalmente la culoscia, che deve pulire tutto quello che lei l'ha sporcato dentro. Ma insomma, queste cose ve le deve dire un ignorante come me, Dio benedetto. E allora accettate l'informazione di Turiddu l'ignorante o di Salvatore Alesseno e vedete che la vostra vita cambierà come è cambiata con tante persone. E voi lo sapete che è vero. E loro hanno mandato commenti e documentazione della loro guarigione, come sono guarite. Ci sono video che parlano esattamente, e guarda caso quando loro parlano della loro guarigione e qualcuno gli chiede ma cosa avevi fatto a casa di Salvatore, tutti dicono la stessa cosa. Questo significa che la malattia è la stessa, o meglio, l'alterazione dello stato di salute, perché la malattia non esiste. Avete della merda in casa e avete tutta la sporcizia di mosche, tafane e tutte le altre cose. Invece di buttare il DDT togliete la merda, non c'è più niente.
invece di prendere quei zic 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 che vi avvelenano pure a voi, mettete dell'incenso, oppure dell'acqua calda e mettete gocce di lavanda e la casa si profuma, olio essenziale di lavanda. Non entreranno più zanzare, non entreranno più mosche se mettete pure la menta piperita. Ma cosa volete? Vi tingete i capelli, pezzi di merda che non siete altro, vi rovinate il sangue. Vi fate il bagno schiuma, vi fate lo shampoo con veleni che la pelle assorbe e vi rovinate la vita. I dermatologi si arricchiscono per voi, stronzi che non siete altro. Vi buttate nella vasca dal bagno con tanto di schiuma e state là dentro, si aprono i pori e quella porcheria, quei veleni, quei dei medicinali che sono là dentro il bagno schiuma, entrano nel vostro sangue e lo portate agli occhi e diventate ciechi, lo portate al cervello e diventate pazzi, isterici, depressi, schizofrenici. Ma che volete? Cosa vi devo dire di più? Vi ho dato tutta la mia vita in 45 anni, vi ho dato tutta l'informazione e ancora rompete coglioni, stronzi che non siete altro. E mi trattate pure male. Senti, Salvatore, perché i semi non possono cambiare programma? I semi sono in un processo naturale diverso, in un regno diverso, il regno vegetale. C'è il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale di cui noi siamo partecipi. Loro hanno un'informazione e capiscono più di noi. L'informazione loro la chiamano programma. Sanno che il seme di baobab deve fare un baobab e per loro è incredibile, è meraviglioso. Un baobab è enorme. Loro perché devono cambiare programma? Quando la loro vita goggia degli elementi del nostro pianeta, sia quelle sottoterra sia quelle nell'aria, dell'acqua, del sole e di tutti gli elementi, di tutti gli angeli, di tutti gli elementari. Perché devono cambiare programma? Se ci stanno bene. Gli uomini invece non sono come gli animali. Gli animali, per esempio, addirittura quelli della dimensione dell'acqua, i pesci, riescono a riprogrammare la loro vita, la loro struttura. E quindi possono cambiare programma di vita gli animali? No, cambiano pure sesso. Quello che non possiamo fare noi. Se noi cambiamo sesso, artificialmente vuol dire che siamo arruse, froce, pezzi di merda. Noi non siamo più con la natura. C'è i pesci, quando le loro congiunte donne non fanno più uova per evitare che la loro progenie sparisca, loro diventano da pesci maschi a pesci femmine, fanno le uova e creano di nuovo generazione. Perché? Perché hanno, oltre all'istinto, la capacità, diciamo così, di modificare attraverso quello che noi diciamo che non hanno una mente, non parlano. Siamo noi che non abbiamo una mente e che diciamo stronzate. Loro parlano, comunicano con tutti gli esseri viventi, sia animali che vegetali che umani. Quindi, dove sta l'errore?
Noi non possiamo cambiare programma per il semplice motivo che non siamo più connessi con la natura. Cioè la nostra psiche è morta. Come Gesù disse, lasciate che molti seppelliscono i morti. Noi siamo morti viventi nello spirito, gli altri sono morti nella carne, nella materia. Ma siamo pure morti noi. Quindi noi non possiamo modificare niente. Non abbiamo la capacità della supermente, dove tutti i sistemi, diciamo così, di congiunzione, di connessione, dei vari livelli, diciamo così, planetari, sono connesse. Noi ci siamo sconnessi con tutte queste. Quindi non possiamo neanche volendolo cambiare programma. Che programma dobbiamo cambiare? È la stessa cosa che tu, per esempio, vuoi fare un lavoro e ti va male. Ne vuoi fare un altro e ti va male. Finché un giorno qualcuno ha pietà di te e ti dice, vedi che il tuo programma di lavoro è questo. Accedi. E allora ti va tutto bene. Cioè, ti prendono subito, perché il programma, c'è la forza umana, c'è quella che ci connette psicologicamente con l'anima gruppo umana, ti dice questo è il tuo lavoro, non è quello che vai cercando tu. Tu sei stato programmato per questo e non puoi cambiare il tuo programma perché tutto quello che fai è sbagliato e non ti entra bene. Ed è così, io lo posso constatare e lo posso confermare e nessuno mi può smentire che io dopo che sono andato via dalla ditta Martinez, perché era programmato che io andassi lì a guadagnare qualcosa, perché poi qua, dopo il terremoto dovevo costruire con i miei soldi la casa perché non avevamo una lira e i miei soldi mia madre li metteva tutti in banca. Io dopo ho cercato fortuna a Torino, in tante altre parti, ho fatto tanti lavori, non me ne è andata una bene. Finché ho ricordato il programma che la Zingara mi aveva detto che un giorno verrà qualcuno e mi manderà ai confini d'Italia. E io avrei preso una valigia, una grossa valigia nera che mi aveva dato mia madre e lì aveva messo la mia biancheria, ciò è accaduto. Era un programma che io dovevo rispettare. Potevo fare la qualsiasi cosa, pure nella legione straniera me ne volevo andare. Mi è andato tutto male. Non poteva assolutamente accadere niente perché non era il mio programma. Noi siamo programmati. Noi non abbiamo il libero arbitrio. Il libero arbitrio noi lo avremo quando la nostra mente uscirà fuori dal fotogramma in cui siamo inserite. Si espanderà nel passato e nel futuro, diventerà mente olistica e allora la cosa sarà diversa. Poi mi sembra che ci sia un'altra cosa importante che mi dovresti chiedere. Sì, ci sono... ci sono persone che dimenticano quello che devono fare oppure dimenticano quello che hanno fatto. E certo, è normale. Una mente olistica sa che tutto... sa che tutto quello che ha vissuto e che ha fatto lo porta nel suo inconscio. L'inconscio, come ho detto nei vari video, è la nostra mente psichica. Beh, quando noi vogliamo sapere informazioni per le cose che ci servono, vengono fuori da sole, in quanto la mente olistica le afferra subito. Questo accade a me durante la giornata, in diverse fasi della giornata, in diverse fasi della mia vita. Quando voglio qualcosa, poi, dopo poco tempo, la mente olistica mi... Io cercavo qualcosa dentro la borsa
perché l'avevo visto che qualcuno l'aveva messa. L'ho cercata ma non l'ho trovata. Ho detto mi sono sbagliato. Pochi minuti dopo la mentoristica mi dice no, ricorda dove è caduta. E ho pensato, beh, è caduta dentro il sacchettino dove c'ho le cuffie. Ed era là dentro. Io non andavo a trovarla, cercavo per tutta la... che pensavo che l'avesse messa nel borsone. Invece era caduta là dentro, l'aveva messa là dentro, io non me ne ero accorto, ho visto soltanto l'atto che buttava là dentro. Vedi, il lappano che ha una mente lineare, quando la informazione o le visioni o le altre cose che gli necessitano va nell'inconscio, non sa tirarlo fuori. Non lo ricorda più che addirittura ha pensato quella cosa. Non pensa più niente perché ancora si trova dentro un quadratino lì, un fotogramma. Non esce, non vuole uscire per paura. Cioè, ha paura dell'ignoto, ha paura della novità, ha paura delle altre cose perché è abituato a fare la stessa cosa, come l'asino. L'asino lo lascia solo, se ne va nella stalla a mangiare il fieno. Non è che va da altre parti. Lo puoi lasciare 100 km di distanza e ritorna nella stalla a mangiare il fieno. Il lappano fa così. Ritorna nel buco sotto l'acqua dove c'è la verdurina dell'erbetta, delle alghette che crescono. Non è che va da un'altra parte. E i polipi intelligenti, perché hanno un'intelligenza più sviluppata, sembra quasi umana, cioè riescono a dedurre, fanno delle deduzioni, riescono a capire e sanno dove l'appano va a dormire. Susugano! Come io da bambino mi succhiavo i vongole, quelli piccoli, gli rompevo il culetto e di sopra un sugune vonno in vongole. Li compravamo a 10 kg a sacchetti come la cosa da i semi di zucca, salati. E questo, noi sappiamo fare le cose più semplici, sempre nello stesso modo. Sempre nello stesso modo. Se qualcuno ti dice una cosa, tu la trasmetti agli altri, la fai tu, come lappano e non conclude niente. Non cresci, non potrai mai crescere perché hai paura dell'ignoto, perché sei ignorante, sei lappana. Signore Lappano, svegliatevi, uscite dal fotogramma e espandete la vostra mente nel passato e nel futuro. Finito. Grazie Salvatore, grazie.